Continuano i playoff nella Champions Cup categoria over 35 alla Futura Sales di Shenhas Exlarius contro GP2, formazione di casa che è stata sostanzialmente la sorpresa della seconda parte di campionato, mentre il GP2 dopo un'ottima prima fase ha sostanzialmente deluso un po' tutti nella seconda parte di questa manifestazione. Eppure proprio il GP2 a partire meglio con Patron Ignazio Puddu che sblocca il punteggio al settimo minuto di gioco. La reazione del Una Exlarius è però volta. veemente. Andrea Tomasi al quarto d'ora, splendidamente imbeccato da Filippo Musa, realizza il gol del pareggio. Formazione ospite che si rende pericolosa. Prima della chiusura del primo tempo, lui è bravo su Fada, da quest'altra parte si fa vedere City con una conclusione che viene ben respinta da Mattia Porcu. Al termine del primo tempo, il parziale di 1-1 al 44esimo, il gol partita lo firma Stefano Coco con uno splendido colpo di testa dal centro dell'area di rigore. La formazione ospite vorrebbe il gol che le permetta di vivere un finale più sereno, ma lui è bravissimo sulla conclusione dalla distanza da parte di Alberto Fada. Da quest'altra parte ci prova Filippo Musa con un bel destro appena dentro l'area di rigore, lato sinistro, il suo diagonale però si perde sul fondo. Siamo già da quest'altra parte, Pizzalis ci prova ancora lui, bravissimo in chiusura. La formazione ospite ha ancora la palla del 3-1 con Stefano Coco che però manca clamorosamente la doppietta personale dal lato destro in area di rigore. L'ultima emozione, l'ultima palla gol ce l'ha Pizzalis sul destro, la sua conclusione in diagonale si perderà sul fondo. Finisce così, GP2 batte Exlarius 2-1 e si regala il quarto contro il Moonshine.